Ciao, namaste e benvenuti a questo video di pratica yoga da voi richiesto. In tanti infatti avete risposto al sondaggio che ho lasciato qui sulla community YouTube del mio canale e la maggior parte di voi ha richiesto una pratica breve ma per lasciar fluire, lasciare andare. Quindi vi ringrazio ancora per aver risposto in tanti al sondaggio e quindi oggi arriva questo video che risponde alla maggioranza di preferenze. In questa pratica avrai bisogno di una copertina e di un cuscino. Questo che si utilizza nello yoga di forma rettangolare si chiama bolster. Esistono dei bolster di forma cilindrica, ma io preferisco generalmente usare questo con forma rettangolare. Se non ne sei dotato o dotata, puoi tranquillamente sostituirlo, in questo caso e per questa pratica, con due cuscini. Andranno bene i due cuscini per dormire, se sono poco spessi. Se invece hai un cuscino per dormire che già è abbastanza spesso, ne basterà uno. Durante questa pratica, prima di cominciare, ci tengo a precisare che useremo alcune che mi piace definire tecnologie dello yoga. Oltre agli asana, che lavoreranno proprio per darti questo senso di fluidità e di lasciare andare, utilizzeremo una specifica mudra associata ad una mantra, ad un mantra molto particolare che ti spiegherò poi durante la pratica. Quando si tratta di lasciare andare e far fluire, la parte del corpo che si cerca di sciogliere e aprire un po' di più è proprio la parte delle anche, delle pelvi. Pensaci bene, non appena hai paura o sei sotto stress, tenderai a chiudere il tuo corpo e la parte che si chiude un po' di più senza neanche pensarci, senza neanche rendertene conto, è proprio la parte delle pelvi e dell'interno coscia. Quindi per connetterci e far connettere il tuo corpo fisico, prima ancora che il tuo mentale, con questa sensazione del fluire e del lasciare andare, in questa pratica lavoreremo con delle transizioni lente proprio sull'apertura delle pelvi e delle anche, ma anche un pochino l'apertura del petto e del cuore. Infine, dal punto di vista teorico, filosofico e sottile, il concetto yoga che esprime la capacità di lasciare andare, di far fluire, è Aparigraha. Aparigraha è una parola sanscrita che significa letteralmente non afferrare, non aggrappare, quindi la necessità di non afferrarsi a cose, persone, oggetti, idee, pensieri e appunto l'abilità, la capacità di lasciare andare, lasciar fluire tutto. Spesso, per non confonderti, Aparigraha viene tradotto in alcuni testi e da alcuni insegnanti come la qualità della non possessività, del non attaccarsi soprattutto ai beni materiali. Ma è bene sottolineare come in realtà Aparigraha è proprio questo concetto di non aggrapparsi a qualsiasi tipo di cosa, sia essa materiale, sia essa un'idea, sia essa una persona. Quindi si parte dal presupposto che nello yoga si riconosce la positività e anche la necessità, perché no, di possedere cose materiali, la bontà anche dell'abbondanza economica e materiale, ma per raggiungere la tua felicità, questi beni, sono solo mezzi per esprimere il tuo dharma, per riuscire a farti vivere meglio ed espletare al meglio quella che è la tua missione di vita, il tuo dharma. Ed è l'attaccamento a queste cose, siano esse materiali, o ripeto, siano solo dei pensieri o delle cose un pochino più sottili che può imprigionarti in un circuito che non ti porterà mai alla liberazione. Quindi, ricapitolando, va bene possedere le cose purché queste cose siano veramente un mezzo e non ci si aggrappa fermamente al possesso di queste cose. Ripeto, siano esse materiali, siano esse persone, sentimenti, idee, pensieri. Al tempo stesso, l'altra faccia della medaglia di Aparigraha è proprio questa capacità di saper lasciar fluire, lasciare andare. Bene, ora siamo pronti per cominciare con un pochino più di consapevolezza alla pratica e cominciamo subito utilizzando i due supporti. Prenderemo il bolster o i cuscini che avrai a disposizione e la copertina, va bene anche un telo da mare e cerchiamo di piegare la copertina e il nostro telo da mare in modo da avere un supporto di questo tipo, sempre rettangolare, un pochino più fino e spesso circa 5 centimetri. Allora, posizioneremo la copertina sotto al cuscino bolster.
esattamente al centro. In questa maniera. La posizione che andremo a fare viene chiamata nello Yin Yoga Starfish Pose, quindi la posizione della stella pesce. Per quale motivo? Te lo mostro subito. Daremo le spalle al nostro supporto, ci avvicineremo col sacro il più possibile al bolster e cominceremo ad allungarci, verificando che la parte un pochino più sopraelevata del bolster, del cuscino, quella dove c'è la copertina sotto, sia proprio sotto le nostre scapole, quindi sotto al petto. Poggeremo bene la zona occipitale sul cuscino, che in questa maniera sentiremo un pochino più bassa rispetto al livello del petto. Sentiremo un po' le nostre sensazioni, quindi se non abbiamo dolori alla cervicale, se la posizione è comunque piacevole, possiamo rimanere, altrimenti puoi anche togliere la copertina e farla solo con il cuscino. E a questo punto, se è tutto ok, prima cominciamo ad aprire le nostre braccia lateralmente, un pochino più alte rispetto alla linea delle spalle, quindi quasi a formare una V verso l'alto. E infine scivoleremo con un tallone verso la fine del nostro tappetino e verso l'esterno e poi faremo la stessa cosa con l'altro tallone e l'altra gamba. Quindi devi sentire proprio il tuo corpo che assume questa forma di stella. Puoi anche chiudere gli occhi e cercare di immaginare, di visualizzare il tuo corpo dall'alto. E piano piano comincia a lasciarti andare nella posizione, non trattenere nulla, verifica se effettivamente le tue gambe sono rilassate, le punte dei piedi dovrebbero aprirsi naturalmente verso l'esterno, se tutto è rilassato. Verifica che anche le spalle siano rilassate, rilassa un pochino i gomiti, non è necessario che le braccia siano perfettamente distese, possono essere anche un pochino piegate. Anche le dita delle mani, quando il nostro corpo è rilassato, non sono completamente distese, ma tendono a ripiegarsi un pochino su se stesse. Quindi una volta sistemati in questa forma, in questa posizione, non cercare altro. Non devi distendere il tuo corpo, non devi attivare nulla, ma semplicemente lasciare depositare il tuo corpo fisico in questa forma, in questa posizione. Chiudi gli occhi, rilassa i muscoli intorno agli occhi, rilassa la gola, la lingua, percepisci la lingua distaccata dal palato e le tue labbra delicatamente dischiuse. Non controllare il respiro, ma lascialo fluire liberamente, come ti viene spontaneo fare in questa posizione. Ancora 3 respiri. Bene, delicatamente ora cominciamo a piegare la gamba destra e la gamba sinistra portando le piante dei piedi a contatto in Supta Baddha Konasana. Ripieghiamo anche il braccio destro e inseriamo il palmo della mano destra sotto la zona occipitale e facciamo la stessa cosa con il braccio sinistro incrociando le dita tra le delle mani tra di loro. Rilassa i gomiti. Rilassa il bacino, le pelvi, rilassa gli organi genitali. Puoi continuare a mantenere gli occhi chiusi, i muscoli del volto rilassati. Immagina la forza di gravità come se avesse tante piccole mani invisibili che ora delicatamente spingono i tuoi gomiti verso il basso
e spingono anche le tue ginocchia verso il basso. Rilassa i glutei, rilassa la parte bassa del ventre e respira come ti viene più spontaneo fare. Non controllare nulla. Lascia che sia la posizione a determinare la lunghezza, la profondità, l'intensità del tuo respiro naturale. Ancora un respiro. E poi espirando delicatamente cominciamo a riportare la pianta dei piedi a terra e le braccia lungo i fianchi. Palmi delle mani rivolti verso l'alto. Spostiamo i nostri piedi verso i bordi esterni del tappetino e solleviamo per un attimo i glutei e il bacino, spingendo il codice verso l'ombelico e arrotondando moltissimo la parte lombosacrale. Infine, espirando, riporti il sacro a terra e lasci cadere le ginocchia l'una verso l'altra. Senti la parte interna dei tuoi inguini che si rilassa completamente. Senti la mascella completamente rilassata, le spalle bene aperte. Bene, ora lentamente con un inspiro volutamente un pochino più profondo cominciamo a staccare le ginocchia per riportare i piedi paralleli ed espirando puoi cominciare a riaprire un pochino gli occhi mentre delicatamente e lentamente ti rigiri su di un lato, quello che preferisci, ti aiuti con le mani e cominci a riportarti lentamente su con il busto. Molto bene. Dopo queste prime due posizioni di apertura, siamo pronti ora per utilizzare un mantra e una mudra dinamica per lasciar fluire, per lasciare andare. Per utilizzare queste due tecnologie, questi due mezzi, ti consiglio di assumere una posizione comoda, seduta a gambe incrociate. Puoi utilizzare la stessa copertina ripiegata che magari hai utilizzato poco prima sotto il bolster per sederti con gli ischi, le ossa dei glutei, sopra la tua copertina. Puoi decidere eventualmente se distendere le gambe in avanti, se per questa opzione per te è un pochino più comoda, oppure puoi decidere di incrociare le gambe. Per questo esercizio è fondamentale che la tua seduta sia comoda, quindi mi raccomando non esitare ad aggiustarla fin quando senti che puoi mantenere questa seduta con la colonna ben dritta, le spalle aperte, senza nessun altro fastidio in nessun'altra parte del corpo. Deciso quindi l'opzione di seduta da preferire, cominci a rivolgere i palmi delle mani verso l'alto. Il mantra che utilizzeremo per connetterci con il flusso e il continuo ciclo della vita è il mantra universale che deriva dalla tradizione del Kundalini Yoga, Sat Nam. Ma in questa specifica pratica andremo a suddividere questo mantra Sat Nam in quattro sillabe che sono Sa, Ta, Na, Ma. Riguardo al mantra Sat Nam esiste sul mio canale già un video esplicativo che ti lascerò qui nelle schede e sotto nell'info box, ma ti consiglio in un primo momento di seguirmi in questa pratica e poi, finita questa pratica, magari di andare a approfondire il significato di questo mantra molto semplice ma al tempo stesso molto efficace. Ci tengo anche a sottolineare che quando questo mantra universale Sat Nam viene spezzettato in queste quattro sillabe, spesso per noi occidentali c'è un po' di reticenza, perché sembra che andiamo a vocalizzare, a inneggiare, diciamo così,
qualche entità demoniaca, perché ovviamente le tre sillabe che si succedono, le prime tre, danno luogo alla parola Satana. Ma questo non ha nulla a che vedere assolutamente con il reale significato di questo mantra e delle quattro sillabe. Sat Nam ci riconnette infatti alla sorgente, alla nostra vera, autentica identità, quella che si trova al di là del nostro ego, del nostro io, quell'entità universale a cui tutti siamo collegati, che è dentro di noi e fuori di noi, come potrai apprendere dal video in cui ti spiego nello specifico questo mantra. Quando lo andiamo a sillabare, quindi a suddividere in queste quattro sillabe che sono sa, ta, na, ma, ogni singola sillaba si connette ad un elemento specifico della nostra esistenza e per la precisione sa si connette all'infinito. Ta alla nostra esistenza, na al cambiamento e ma alla rinascita. Per potenziare l'efficacia di questa mantra, andremo a vocalizzarla mentre con le mani eseguiamo una mudra dinamica. Nello specifico, quando vocalizzeremo il fonema, la sillaba sa, porteremo il polpastrello dell'indice a contatto con il pollice. Quando vocalizzeremo la sillaba ta, sarà la volta del medio, sempre a contatto con il pollice. Quando vocalizzerai na, porterai il polpastrello anulare a contatto con il pollice. E quando vocalizzerai ma, l'ultima sillaba, sarà il mignolo ad andare a contatto con il pollice. Ok, siamo ora pronti per cominciare. Ruotiamo bene indietro le spalle. Sentiamo il nostro mento parallelo alla terra, la colonna ben allungata, non inarcare la zona lombosacrale, ma percepisci la tua colonna come un'unica perpendicolare tra cielo e terra. Puoi rilassare gli occhi e prendere qualche respiro profondo. Poi inspiriamo profondamente e sulla fase dell'espiro cominceremo a vocalizzare la mantra insieme al mudra. Sa ta na ma, 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 sa ta na ma. Continua a vocalizzare la mudra, a realizzare la mudra mentre vocalizzi il mantra ed immagina proprio un fiume scorrere tra le tue dita. Ancora per qualche istante, solo mentalmente, oppure vocalizzando a voce il mantra. Sa ta na ma, 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 sa ta na ma. Inspira profondamente, apri per bene le dita delle mani, distendi i palmi e poi espirando porta le mani congiunte in preghiera di fronte al centro del tuo sterno. China il capo, osserva la tua mudra di preghiera. E apri le mani rivolgendo i palmi verso l'alto, mantenendo le mani leggermente a coppetta, come se tenessi qualcosa sul palmo delle tue mani. Adesso per tre volte inspirerai dal naso ed espirerai soffiando sul palmo delle tue mani, come se vorresti soffiare via qualcosa dal tuo corpo, dalla tua mente, dal tuo spirito. Ancora per due volte.
Poi lentamente riporti le mani in appoggio sulle tue cosce o sulle tue ginocchia, risollevi il capo, puoi mantenere gli occhi chiusi o semichiusi e accordarti qualche respiro, rivisualizzando il tuo corpo mentre segue questi gesti, quindi mentre segue il mudra dinamico, mentre segue la mantra e mentre segue quest'ultima mudra che abbiamo appena fatto insieme. Mantra e mudra sono delle tecnologie molto avanzate dello yoga che comunicano al di là della tua mente conscia, che comunicano e entrano in contatto direttamente con la tua parte inconscia e comunicano a livello simbolico alle cellule del tuo corpo, in questo caso la tematica del lasciare andare, del lasciar fluire. Bene, ora lentamente, inspirando, riapriamo gli occhi e siamo pronti adesso per intraprendere la pratica degli asana. Rimanendo nella posizione seduta, con gli ischi bene in appoggio sulla tua copertina, puoi cominciare ad aprire le tue gambe poggiando i talloni sul bordo davanti a te, quindi il bordo esterno sulla lunga del tuo tappetino. Con le mani cercherai di afferrare le caviglie o il centro delle tibie, quello che riesci, e da qui cominciamo a lasciar fluire la nostra colonna. Quindi inspirando, aiutati con le mani, aggrappa per bene le tue tibie o le tue caviglie, inarca la colonna, guarda verso l'alto ed espirando fai una bella gobba e cerca con gli occhi l'ombelico e ancora per 3 volte. Non è importante l'ampiezza, l'intensità del movimento, è importante che al tuo interno questo movimento delicato abbia la possibilità di comunicarti questa sensazione di fluire, di movimento delicato e fluente. Ancora una volta, inspiri e espiro. Molto bene. Inspirando torniamo al centro, sentiamo la colonna ben dritta, scivoliamo con la mano sinistra verso la caviglia sinistra, rimaniamo in aggancio, afferriamo per bene e inspirando solleviamo sul braccio destro e apriamo bene il petto, guarda verso il pollice della mano destra, rilassa l'anca destra, stai qui 2 respiri. Poi piano piano, espirando, ritorniamo al centro e proviamo a poggiare gli avambracci a terra. Se questo non è possibile, quindi poggiare gli avambracci a terra con i palmi delle mani rivolti verso l'alto e la testa, il collo abbandonati, puoi poggiare anche le mani a terra un pochino più in avanti e lasciare andare spalle e testa verso il basso. Scegli la tua variante, ma cerca di comunicare al tuo corpo questa necessità di lasciare andare. Andare, di rimanere in maniera morbida, rilassata nella posizione. Ancora un respiro qui, senti il tuo corpo piano piano che si lascia andare, che si abbandona. E poi piano piano ispirando torniamo indietro con le mani, riafferriamo le nostre caviglie, scivoli con la mano destra un pochino di più verso la caviglia destra e ispirando sollevi e apri il braccio sinistro. Ah, senti l'apertura, senti la differenza di questa forma che assumi qui con il tuo corpo rispetto alla forma, alla posizione precedente. Senti il petto che si apre, il cuore che guarda verso il soffitto. Rilassa lo sguardo, anche se è direzionato verso il pollice sinistro, mantieni uno sguardo morbido, rilassato. E di nuovo, espirando, ritorno giù con la mano sinistra, afferro le caviglie e poi sollevo la pianta dei miei piedi. Quindi piedi a martello, se necessario, rientrate con i piedi dentro al tappetino per non scivolare ulteriormente in avanti e afferrate dall'esterno la pianta dei piedi. Proviamo ad andare un pochino più in profondità. Se questo non è possibile, afferri sempre le tibie, andrà benissimo. E ancora una volta qui
piegando i gomiti verso l'esterno, lascio andare testa, spalle, collo e cervicale. Resta qui tutto il tempo necessario e se senti che i talloni cominciano a scivolare verso l'esterno, non trattenere, lasciali scivolare, lascia fluire. Dove arrivi, arrivi, non ti preoccupare. Se invece devi mantenere le gambe piegate, mantienile piegate anche un pochino di più. L'importante è rilassare testa e spalle, arrotondare la colonna, mantenere i muscoli intorno agli occhi rilassati. Poi piano piano portiamo le mani sotto le spalle, cerchiamo con gli occhi l'ombelico e inspirando spingiamo con le mani per ritornare su, aiutiamoci anche con i polpastrelli delle dita e portiamo le piante dei piedi a contatto tra di loro. Bene, da questa posizione proviamo ad andare indietro con le mani, quindi i polpastrelli delle dita delle mani sono dietro di noi e a sollevare i piedi da terra mantenendo le piante dei piedi a contatto. Proviamo poi lentamente ad afferrare da davanti, ok? Quindi passando con le mani da sotto e in avanti le nostre tibie o le nostre caviglie. Spingiamo con i gomiti le cosce verso l'esterno per aprirsi, i gomiti sono vicini al punto vita, trova il tuo punto di equilibrio, non dobbiamo stare immobili, potresti un pochino tremolare qui, andare avanti e indietro, insomma non essere proprio stabile, normalissimo, ma cerca di aprirle e anche lasciare andare, aiutati con la colonna che ti mantiene su, apri le spalle, ancora due respiri, e poi espirando, piedi a terra, rimaniamo con le piante dei piedi a contatto e ancora una volta proviamo a portare gli avambracci a terra, se non è possibile va bene i palmi delle mani, e a lasciare andare. Rilassa la testa, rilassa le spalle, rilassa la mascella. Molto bene, poi torniamo indietro aiutandoci sempre con le mani e cominciamo ad aprire la gamba destra lateralmente mentre avviciniamo la pianta del piede sinistro alla coscia destra. Ci aiutiamo con le mani dietro ai nostri glutei per rigirare il busto verso la gamba destra. Piede destro a martello, inspiri, vai su con le braccia ed espirando mentre scivoli giù con le braccia vai in avanti con il busto. Non esagerare, anche se c'è buonissima flessibilità, non andare troppo giù, ma cerchiamo di rimanere ad un livello che sia il livello giusto per sentire comunque qualcosa, per sentire che stai allungando qui il fianco sinistro, per sentire il tuo busto fluire nella posizione mentre respiri. Quindi quando inspiri prova a salire leggermente un pochino più su e quando espiro rilasso il bacino, scendo un pochino più giù, piccole fluttuazioni. Inspiro, ritorno su. Espiro anche dalla bocca se vuoi, non c'è bisogno di andare tanto in profondità, c'è bisogno di fluire. Ancora una volta inspiri. Ora inspirando porta le braccia verso l'alto, ritorna con il busto al centro e al prossimo espiro porti la mano sinistra a terra dietro al gluteo sinistro. Con un bellissimo inspiro e passando con il braccio destro davanti al tuo busto e portando la pianta del piede destro a terra, solleviamo il bacino e portiamo il braccio destro oltre la testa. Inarchi la colonna, se necessario avvicini un pochino di più il piede destro e ti allunghi e ti stiracchi qui. Ah. Ed espirando ritorni a sederti con i glutei sulla tua copertina.
Ora da questa posizione puoi usare i tuoi cuscini da mettere all'interno della gamba destra, poggiare la mano o il gomito destro all'interno della gamba destra e cominciare a portare la mano sinistra sul fianco sinistro. Apri bene la spalla sinistra, senti il tuo busto come se fosse tra due pareti. Se è possibile puoi anche portare direttamente il gomito a terra, ma ricordati, qui non vogliamo andare tanto in profondità nelle posizioni, vogliamo sentire il fluire della posizione dell'asana dentro di noi e il nostro corpo lentamente che si apre. Quindi puoi rimanere in maniera statica senza andare troppo in profondità, oppure inspirando puoi portare su il braccio sinistro prima ed espirando lentamente e morbidamente il braccio sinistro oltre la testa. E ancora una volta cerco di far fluire la posizione respirandoci dentro, quindi ogni volta che inspiro sento il polmone sinistro che si riempie d'aria, il mio fianco sinistro che si può allungare un po' di più, e espiro, lascio andare, ammorbidisco tutto. Ancora due volte, inspiri e inspira, ammorbidisci. Un'ultima volta, inspiro, espiro, ammorbidisco. Al prossimo ispiro mi aiuto con la mano destra a terra, attivo un pochino l'addome, ritorno su ed espirando anche il braccio sinistro lungo il fianco. Senti qui la sensazione, la differenza tra il lato sinistro del tuo corpo e il lato destro, e prima di passare dall'altra parte allungati con le mani in avanti. Ancora una volta puoi rimanere sui palmi delle mani oppure portare i gomiti a terra e rivolgere i palmi delle mani verso l'alto. Stai qui 4 respiri, abbandonati alla posizione. Quindi ritorno indietro con le mani lentamente, ritorno su con il busto, piego la gamba destra e porto il piede destro al di là della coscia sinistra. Porto i polpastrelli delle dita della mano destra a terra dietro il sacro e con il braccio sinistro abbraccio dolcemente, delicatamente la mia gamba destra. Cerca di riportare peso un pochino di più sul gluteo destro e di sentire la colonna perfettamente perpendicolare tra cielo e terra. Ogni volta che inspiri, spingi il bacino un pochino in avanti, come se volessi scivolare via dalla tua copertina, e ogni volta che espiri, svuota il ventre d'aria e senti il busto entrare un pochino più in profondità nella torsione. Per aiutarti, quando espiri puoi guardare oltre la spalla destra e quando inspiri puoi guardare nuovamente di fronte a te la linea dell'orizzonte, connettendoti con questo moto ascendente, quindi questa colonna che si allunga, che cerca prima l'allungamento per poi espirare, sgonfiare ventre e polmoni d'aria e andare ancora più in profondità nella tua torsione. Ancora un respiro. E poi piano piano, espirando, ritorniamo al centro e andiamo a rifare tutta la sequenza dall'altro lato. Allora, come starai percependo il concetto di questa pratica, anche se facciamo delle posizioni piuttosto statiche, è quella di fluire nella posizione. Quindi la posizione di sé per sé è statica, ma quello che stiamo cercando di fare è di muovere la posizione come se fossimo delle canne mosse dal vento, quindi il nostro corpo diventa come una canna vuota, nello yoga questa è una cosa positiva, mossa dal vento, ok? Quindi lasciamo fluire l'aria dentro la posizione che sembra statica, ma in realtà non lo è. Quindi cominciamo dall'altro lato, pieghiamo la gamba destra, la pianta del piede destro all'interno della coscia sinistra, la gamba sinistra è aperta lateralmente, mi aiuto con le mani dietro per girare anche il mio busto verso la gamba sinistra. Inspirando vado su con le braccia,
Ed espirando comincio a svuotare il ventre d'aria, quindi l'ombelico può salire un pochino su verso la colonna e porto le mani a terra. Ripeto, qui non vogliamo andare subito giù in profondità, ma vogliamo rimanere ad un livello dove è possibile per noi fluire con il respiro. Quindi ogni volta che inspiri, immagina l'aria entrare dalla base della tua colonna, allungarla verso la cima della testa, pertanto il busto torna un pochino su, ed espirando permettiti di ammorbidire tutto, come se per un microsecondo nella fase dell'espiro perdessimo i sensi e tutto il nostro corpo va a rilassarsi. E ancora tre respiri. Inspiro, espiro, anche dalla bocca se vuoi, come per appannare un vetro. Molto bene, inspirando ti aiuti con le mani, torni su al centro, puoi anche andare su direttamente con le tue braccia, il busto adesso è centrale, quindi non è più rivolto verso la gamba sinistra, ma è rivolto di fronte a te. Porto la mano destra a terra, dietro al gluteo destro, comincio a scendere con il braccio sinistro e adesso inspirando disegno una grande circonferenza con il braccio sinistro, porta il piede sinistro a terra, ti sollevi sulla tibia destra che ti permette di fare perno e spingere il bacino in avanti mentre ti stiracchi, ti allunghi, inarchi la colonna. Ah, ti godi questa apertura e inarcamento della colonna mentre spingi in avanti le pelvi. Ed espirando lentamente ritorno a sedermi sulla mia copertina. Ah, ascolta qui già la sensazione che hai dopo questa bellissima apertura e ancora una volta mani a terra, cammini in avanti, vedi se è possibile portare i gomiti a terra. In questo caso rivolgi i palmi delle mani verso l'alto e rilassa la fronte. Rilassa la testa, arrotonda la parte alta della colonna. 4 respiri. Poi torniamo indietro con le mani, lentamente, ripeto, queste sono transizioni lente, non è una pratica veloce, ma come vedi è pur sempre dinamica. E a questo punto ti puoi aiutare con il cuscino che porterai all'interno della gamba sinistra e poggerai il gomito sopra il cuscino. Oppure, se è possibile effettuare la posizione senza cuscino, un gomito o mano all'interno della coscia della gamba sinistra. Primo step, porti la mano sul punto vita destro per cercare qui di aprire bene la spalla destra. Datti del tempo, rilassa la gola, guarda di fronte a te, oppure se ci sono problemi alla cervicale potrebbe essere più comodo guardare verso il basso. Decidi te, cerca di far arrivare il respiro qui nella parte posteriore del tuo fianco destro e di sentire qui il fluire del respiro. Quando siamo pronti, ispirando, possiamo portare su il braccio destro e infine morbidamente braccio destro oltre la testa, morbido. E qui lasciamo fluire, quindi quando inspiri senti l'aria che distende e allunga il fianco destro e quando espiri tutto si ammorbidisce. Ancora 3 respiri. Inspirando lentamente torna su con il busto aiutandoti con la mano sinistra, con l'addome su anche il braccio sinistro ed espirando porti la mano destra a terra, porti il piede sinistro all'esterno della coscia destra, risistemati sulla tua copertina se necessario e assicurati che tutta la pianta del piede destro sia bene a terra. Ora portiamo i polpastrelli delle dita della mano sinistra dietro al sacro e delicatamente andiamo ad abbracciare con il braccio destro la nostra gamba sinistra. Senti la colonna
perpendicolare tra cielo e terra, porta un pochino più di peso sul gluteo sinistro e ancora una volta connettiamoci con questo movimento della colonna. Quando inspiri cerchi l'allungamento, quindi si cerca di andare proprio verso l'alto e guardo di fronte a me. Quando espiro svuoto i polmoni, il ventre d'aria e provo a guardare oltre la mia spalla sinistra. Ripeti questa fluttuazione che magari non è visibile all'esterno ma è molto intensa e percepibile all'interno in questa asana, in questa posizione, per altri 3 respiri. Rilassa la mascella, mi raccomando, percepisci le spalle su un'unica linea mentre fai questa respirazione nella posizione. E poi espirando sciogliamo la posizione e torniamo al centro. Allunga le gambe di fronte a te, sciogli un pochino le gambe, molto bene, e troviamo la posizione quadrupedica al centro del nostro tappetino. Se non pratichiamo molto spesso, oppure se abbiamo un tappetino poco spesso e le ginocchia sensibili, utilizzate la copertina ripiegata 1 o 2 volte, dipende dallo spessore della vostra coperta o asciugamano, al centro del vostro tappetino, in maniera tale da poter portare le vostre ginocchia sopra la copertina. Quindi ginocchia sulla copertina alla distanza delle anche, polsi delle mani sotto le spalle. Ok, troviamo la posizione quadrupedica classica prima e poi andiamo ad aprire lateralmente la nostra gamba sinistra. Assicurati che la pianta, che il tallone, che tutta la pianta del piede sinistro sia a terra, ma soprattutto che il tallone sinistro si allinea con il ginocchio destro. Quindi ti puoi alzare un attimo per verificare, questa gamba sinistra non deve essere troppo indietro, ripeto, tallone in linea con il ginocchio destro. Punti le dita del piede destro a terra e nuovamente riporterai le mani a terra con i polsi sotto le spalle. Ora camminiamo 3 cm in avanti con le mani e andiamo sui polpastrelli delle nostre dita. Anche se pensi di avere una fragilità a livello dei polsi o una fragilità a livello delle dita, prova comunque questa variante, che adesso sarà dinamica, quindi puoi supportare il peso del tuo corpo sui polpastrelli delle dita, non ti preoccupare, anzi sarà un allenamento per i tuoi polsi. Ora, inspirando, scivola con il busto leggermente in avanti, mentre inarchi la colonna, apri il petto e sollevi il mento verso l'alto. Ed espirando, a cominciare dal mento, cerca con gli occhi l'ombelico, quindi il mento va nella fossetta della gola, arrotondi la parte alta della colonna, quella in mezzo alle scapole, quindi la parte dorsale, e ti spingi indietro fino a quando il gluteo destro si appoggia sul tallone destro e la fronte a terra. Bene, questo è il movimento, lo ripetiamo 3 volte. Quindi quando inspiro, prima ritorno su e poi inarco la parte lombare, dorsale, mi spingo un pochino in avanti con le spalle, sollevo bene il mento verso l'alto ed espiro, faccio il cammino inverso. Quindi mento nella fossetta della gola, arrotondo la parte delle spalle, scapole, zona dorsale, lombo sacrale, gluteo sul tallone. E andiamo altre 2 volte. Cerca di fluire, rilassa la mascella ancora una volta. E poi rimaniamo con il gluteo destro in appoggio sul tallone destro, la fronte a terra e camminiamo con tutte e 2 le mani verso sinistra. Rimani sui polpastrelli delle dita, riporta la fronte a terra e cammina con le mani il più lontano che puoi. Senti tirare leggermente sotto la coscia sinistra, il retro della coscia, l'inguine sinistro. E poi ispirando sollevo la testa, guardo le mie mani, ritorno in posizione quadrupedica, questa volta con i palmi delle mani a terra, i polsi sotto le spalle
E da qui andremo a fare una posizione un po' scomposta, perché è il classico Adho Mukha Svanasana, quindi cana a testa in giù, mantenendo le gambe così come sono, e vedrai che magicamente tutti e due i talloni arriveranno a terra. Quindi come facciamo? Assicuriamoci, come dicevo prima, che i polsi sono sotto le spalle, inspirando in archi la colonna ed espirando ti spingi indietro a partire dall'inizio del palmo delle tue mani che spinge il tappetino via da te, e allunghi bene la colonna, guarda verso il ginocchio destro e senti tutti e due i talloni a terra, la punta del gluteo destro, quindi la punta dell'ischio destro, dell'osso del gluteo destro, completamente rivolta verso il soffitto, l'anca destra che spinge indietro. 3 respiri. Fammi sapere poi nei commenti se qui sei riuscita a sentire bene i talloni a terra. E poi espirando, ginocchio destro a terra, riavvicino anche il ginocchio sinistro, andiamo un attimino in Balasana a riposarci, a fare in modo che tutti i benefici di queste posizioni vengano integrati nel nostro corpo fisico e anche nel nostro inconscio. Puoi fare 2 pugni con le mani per poggiare la fronte sui tuoi 2 pugni e rilassarti un attimo qui, 5 respiri. Bene, ancora 2 respiri. E poi lentamente, portando le mani sotto le spalle, cercando con gli occhi l'ombelico e spingendo con le mani, strotoliamo sulla colonna, testa e spalle le ultime a salire, e ritroviamo la nostra posizione quadrupedica per fare tutta la sequenza dall'altro lato. Allora, per comodità mi rigirerò nel lato frontale per farti vedere anche da questa prospettiva i movimenti. Tu puoi rimanere sicuramente sulla lunga del tuo tappetino, assicurandoti di avere spazio. Quindi questa volta andiamo ad aprire la gamba destra lateralmente. Allora, ti assicuri, come dicevamo prima, che il tallone destro sia in linea con il ginocchio sinistro, il ginocchio che rimane a terra. Per assicurarti bene, vi consiglio di andare su con il busto, perché quando andate su con il busto vi rendete conto se effettivamente questa gamba è troppo in avanti o troppo indietro. Prendetevi il tempo necessario per sistemarvi bene. Dopodiché riportiamo le mani a terra, prendiamo la misura, portando prima i polsi sotto le spalle e alla distanza delle spalle, quindi camminiamo 3-4 cm in avanti e andiamo senza timore sui polpastrelli delle dita. Assicurati dietro di aver puntato anche le dita del piede sinistro. E ora, inspirando, slitti con il busto leggermente in avanti, le spalle superano la linea dei polsi, sollevi il mento verso l'alto in maniera tale da inarcare anche la zona cervicale, ed espirando, mento nella fossetta della gola, arrotondo la parte cervicale, dorsale, lombo sacrale della mia colonna, e vado a cercare di sedermi con il gluteo sinistro sul tallone sinistro. Ripeto questo per 4 volte, quindi inspiro, torno prima su, inarco la parte lombo sacrale, dorsale, cervicale, ed espiro, torno indietro. Inspiri. Espiro. Cerca di fluire, rilassa la mascella. Inspira. Espiro. L'ultima volta, inspira. Espiro. Rimani con il gluteo sinistro sul tallone sinistro, fronti a terra, cammina con le mani verso destra, di nuovo riporti la fronte a terra se l'avevi staccata dal tappetino e cammini con le dita delle mani il più lontano possibile. Respira qui, 3 respiri.
sollevo la testa, ricammino con le mani al centro e mi risollevo con il busto, posizionando per bene i polsi sotto le spalle. Come vedi adesso i palmi delle mani sono a terra, le dita delle mani sono ben distese e allargate. Questo è un particolare fondamentale e da qui inspiri, inarchi la colonna ed espirando ti spingi indietro, tallone sinistro a terra, spingi con l'inizio del palmo delle mani la terra via da te e senti la punta del gluteo sinistro, in questo caso quindi l'ischio sinistro, rivolto verso il soffitto. Rilassa testa e spalle. Ed espirando riporto il ginocchio sinistro a terra, riavvicino anche il ginocchio destro e a questo punto da qui ginocchia alla distanza del tappetino, alluce a contatto, glutei sui talloni e proviamo a scivolare con la fronte direttamente sul tappetino, rivolgendo i palmi delle mani verso l'alto. Lascia scorrere tutta la tua energia dai palmi delle mani verso l'esterno. Dalla tua schiena, dalla tua colonna, dai lati della tua colonna verso l'esterno. Dalla parte anteriore, frontale delle tue gambe verso la parte posteriore. Tutta l'energia scorre. Il tuo corpo fisico e sottile fluisce in ogni situazione, in ogni circostanza. La mascella è decontratta, le tue pelvi sono ancora più rilassate, più rilasciate. Le gambe si allargano, il corpo si allarga, si espande, si estende per far fluire, per lasciare spazio alle continue rinascite, ai continui inizi dei cicli infiniti delle nostre esistenze. Bene, poi lentamente porta le mani sotto le spalle, ti aiuti con le mani, spingi la terra via da te, srotoli la colonna, testa e spalle le ultime a salire. E trovi qui una posizione comoda a gambe incrociate. A questo punto della pratica puoi decidere se riprendere la pratica del mantra con la mudra dinamica che abbiamo fatto ad inizio di questa classe. Ti ricordo che per avere la massima efficacia tutte le mudra e i mantra che vengono effettuati nel Kundalini Yoga dovrebbero essere eseguiti per un minimo di 3 minuti e in un arco temporale piuttosto lungo, per almeno un minimo di 3 settimane. Tuttavia trovo che il mantra insieme al mudra dinamico che abbiamo realizzato di Satanama sia in realtà molto molto efficace anche dalle prime volte che lo praticate e potete proprio sentire questa sensazione di fluire anche in mezzo alle dita delle vostre mani mentre eseguite la mantra insieme al mudra. Fatemi sapere cosa ne pensate, quali sono state le vostre sensazioni durante questa pratica qui sotto nei commenti, vi leggo tutti. Mi raccomando, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al mio canale, lasciate un like a questo video, condividetelo con chi volete. Questa pratica va benissimo in questi giorni d'estate, se la stai visionando nel periodo in cui verrà pubblicata, e continua a seguirmi anche su tutti i miei social, in particolare il mio profilo Instagram, dove ogni giorno vi pubblico qualche novità circa le attività di Ciao Yoga. Ti ringrazio ancora per aver praticato con me e alla fine di questa classe, se ti fa piacere e sei in modo e in maniera, puoi concederti un lungo tempo di rilassamento in Shavasana. Sat Nam.